Salve a tutti, mi chiamo Miriam Crucillà. Alcuni di voi mi conoscono e mi hanno contattata per i precedenti video di chirurgia maxillofacciale, artrodesi C1, C2 e fistola liquorale, che in passato pubblicai su YouTube. Avete condiviso le vostre storie, le vostre sofferenze con me. E oggi, dopo 3 anni, ho deciso di condividere anch'io il mio dolore insieme a voi, un'altra volta. Oggi voglio narrarvi dei miei 3 anni vissuti dopo l'intervento di artrodesi C1, C2 e fistola liquorale e del nuovo intervento chirurgico al collo che ho subito. Come avevo già spiegato nel precedente video, la convalescenza fu difficile e dolorosa, ma piano piano mi rimisi in piedi e mi abituai a vivere con la testa attaccata al collo da un impianto. L'impianto mi rese più rigida nei movimenti e mi ridusse la mobilità del collo. Esso costituì una grande limitazione per me. Tuttavia, inizialmente, io ero felice di essere sopravvissuta a un intervento tanto difficile e delicato, che ad ogni modo mi stava garantendo una lunga prospettiva di vita. Dopo la convalescenza, tornai subito a Catania, la città in cui frequentavo l'università per diventare biologa, e lì riuscii a riprendere subito gli studi, senza darmi però il tempo necessario per metabolizzare tutto ciò che mi era successo. Avevo bisogno di riposo, ma ero smaniosa di laurearmi e non mi diedi tempo per modificare il mio precedente stile di vita, riadattandolo alla mia nuova disabilità. Presto iniziai a odiare quel maledetto impianto che limitava i movimenti della mia testa e mi rallentava negli studi. Non potevo girare il collo né a destra né a sinistra e quando lo tenevo abbassato per studiare, oltre le 2 ore, il dolore al collo diventava veramente insopportabile. E si sommava ai terribili mal di testa dei quali soffrivo già prima dell'intervento. Il mio neurochirurgo del Gemelli di Roma, il professor Massimiliano Visocchi, ad ogni controllo che facevo mi raccomandava sempre di non fare sforzi e di non sollevare pesi, perché ci sarebbero voluti degli anni prima che il mio collo si stabilizzasse, grazie all'ausilio di un impianto stabilizzatore della giunzione cranio-cervicale in titanio. Ecco perché per studiare, senza sollecitarlo troppo, iniziai ad utilizzare dei tavolini regolabili e dei leggii. E per fare la spesa mi procurai uno zaino con le ruote, riuscendo ad evitare di sollevare le borse della spesa. La situazione sembrava migliorare di giorno in giorno. Riuscii anche a fare un viaggio in Germania, tramite l'Università di Catania, che mi permise di visitare posti magnifici. Poi continuai a studiare per dare le ultime materie e per scrivere la tesi di laurea. Nel luglio del 2020, nonostante i terribili mal di testa mi avessero ostacolato nello studio, riuscii a conseguire la laurea triennale Scienze Ambientali e Naturali con il massimo dei voti. Dopo la laurea decisi di continuare gli studi e di iscrivermi all'Università di Parma nella facoltà di Scienze Biomediche Traslazionali. Scelsi il curriculum di neurobiologia per realizzare il desiderio di studiare e comprendere i complessi meccanismi del cervello e in generale del sistema nervoso. Volevo sperare che ci fosse un modo per uscire dal tunnel delle malattie e della sofferenza, non solo per me, ma anche per gli altri ammalati di patologie rare. E volevo essere proprio io a fare qualcosa per loro. Io volevo assolutamente mantenere quella loro speranza in vita, diventando ricercatrice. Nonostante i miei grandi obiettivi e il mio amore per lo studio, continuare a frequentare l'università con il passare del tempo diventò sempre più difficile per me. Questi ultimi 2 anni di studio all'Università di Parma sono stati densi di grandi soddisfazioni, ma anche di tantissime difficoltà fisiche. La pandemia causata dal virus Covid-19 ha avuto un impatto indescrivibile per noi studenti, costretti ogni giorno a sedere di fronte ai nostri computer, soli, chiusi nelle nostre stanze, senza la possibilità di socializzare con i colleghi. E il mio collo, più che la mia psiche, ad un certo punto non è riuscito a sopportare tale stile di vita. A novembre del 2021, infatti, il mondo ha iniziato a crollarmi di nuovo addosso. I dolori al collo sono diventati ancora più forti di prima. Da allora non sono più riuscita a concentrarmi nello studio per più di mezz'ora consecutiva e ho dovuto rallentare il mio ritmo già lento ulteriormente. Diverse volte ho avuto momenti di esaurimento e di rabbia incontenibile.
L'impianto mi faceva così male che avrei voluto tagliarmi la testa. Purtroppo ho iniziato anche ad abusare di antidolorifici. Infatti assumevo miorilassanti, antinfiammatori e oppioidi per riuscire a dare le materie. La mia vita era diventata una sofferenza continua e questa era stata l'unica alternativa che mi ha permesso di continuare gli studi. A fine marzo del 2022 mi sono sottoposta a una visita neurochirurgica a Roma e il professore Visocchi mi ha prescritto risonanza magnetica, TAC, radiografia ed elettromiografia per capire la causa scatenante del mio dolore al collo. Il 29 aprile 2022 mi sono rivolta anche a un centro cefalee di Parma. Il professor Giancamillo Manzoni mi ha diagnosticato emicrania cronica e cefalea muscolo-tensiva e mi ha prescritto una cura per prevenire e fronteggiare il mal di testa. La cura in effetti mi ha aiutato a controllarlo. Il dolore alla testa è calmato, ma non quello al collo. Tornata in Sicilia il 10 maggio 2022, mi sono sottoposta alla radiografia di controllo e quel pomeriggio è arrivato l'esito che ha stravolto gli ultimi mesi della mia vita. Il referto segnalava la rottura della vite di fissaggio destra a livello di C1. Da quel giorno sono iniziati pianti isterici, ansie e paure. Ho dovuto sottopormi subito a un angiotac per verificare che la vite si fosse realmente rotta e per vedere se ci fossero stati altri spostamenti. Purtroppo la rottura della vite è stata confermata dall'esame seguito. I giorni successivi sono stati bruttissimi per me e carichi di emozioni contrastanti. Il 24 maggio ho effettuato la visita dal mio neurochirurgo a Roma, rivedendo la sua faccia seria. Fotografava la mia radiografia in silenzio. Sono stati minuti interminabili. Il mio cuore batteva all'impazzata e le mie domande mute in quel momento sono aumentate a dismisura. Dopo pochi attimi eterni, lui è esordito. Le possibilità d'azione sono tre. 1. Lasciare tutto così com'è e riconsiderare l'operazione tra 6 mesi. Nel frattempo provare ad attutire il dolore con delle infiltrazioni di anestetico nel collo. 2. Qualora il collo si fosse stabilizzato, intervenire chirurgicamente solo per rimuovere l'impianto rotto e poi richiudere. 3. Se invece il collo non si fosse ancora stabilizzato, rimuovere l'impianto rotto e costruirne uno nuovo, utilizzando delle viti più grosse delle precedenti. Mi ha chiesto di pensare bene a queste opzioni, ribadendo che si trattava di una scelta che avremmo dovuto riconsiderare tutti quanti insieme a lui a novembre. Intanto lui ha deciso subito per la prima. Ci ha pure spiegato che a causa dell'anatomia malformata del mio collo, nel primo intervento chirurgico che aveva eseguito, era stato costretto a usare 3 tipologie di viti diverse tra loro e un cangio, costruendo un impianto ibrido inventato sul momento e non uno tradizionale. A suo parere, probabilmente la vite di destra si è rotta perché lavorava di più rispetto alle altre. Il problema è che la vite rotta andava a toccare il nervo occipitale, scatenandomi la nevralgia occipitale di Arnold. Il professore Visocchi ha aggiunto anche: «Mi dispiace vedere il tuo sorriso spento dopo 3 anni. Io sarò sempre la tua ombra, fino a quando sarò in vita. Non ti lascio così. Ricordati che per me niente è impossibile. Io faccio cose impossibili». Mi ha guardato con lo stesso sguardo di 3 anni fa, con lo stesso affetto, con la stessa umanità di allora. Io non smetterò mai di ringraziarlo per la passione che mette nel suo lavoro. Per me lui non è una semplice ombra. È colui che mi salvò la vita 3 anni fa, ed è per questo che io mi fido di lui. Tornata dalla visita a Roma, mi sono ammalata di Covid-19, fortunatamente non in modo grave. Ho avuto solo una forte tosse, dolori muscolari e tanta paura per la situazione del mio collo, durante i 10 giorni di quarantena vissuti in campagna insieme a mia sorella e mio cognato, ammalati di Covid come me. Per distrarmi passavo le giornate a studiare online con una mia cara collega e amica, preparando così gli esami per la sessione estiva, sessione che ancora una volta mi ha riempita di soddisfazioni, non appena guarita dal Covid, ma mi ha portato anche troppo dolore. Qualche giorno prima dell'ultimo esame svolto in sessione estiva, ho avuto l'ennesimo attacco di sclero mentale.
Mi sono trasformata in una pazza incazzata con la vita, prendendomela con ogni cosa avessi davanti. Le vittime principali di quel tremendo attacco isterico sono state i miei genitori. Dispiaciuta per il mio comportamento nei loro confronti, non ho esitato a compiere in anticipo quella scelta che tanto mi spaventava. Operarmi per porre fine al dolore e per non diventare una cattiva persona. Siamo qui all'aeroporto di Catania, che niente, sto partendo per Roma per fare il mio quarto intervento chirurgico. Si vola. Non sapevo ancora se sarei stata sottoposta a un intervento di ristrutturazione dell'impianto o di rimozione totale. Il 31 agosto, giorno della visita neurochirurgica preoperatoria, il mio neurochirurgo mi diede tutte le delucidazioni di cui necessitavo, mettendomi al corrente dei rischi. Insieme abbiamo deciso che avremmo fatto un intervento di rimozione totale dell'impianto. Ricordo che quel giorno mi disse: «Sono cautamente ottimista. Andrà bene? Andrà male? Noi stiamo giocando sul tavolo verde della sorte. Pronta per il secondo film?» Buongiorno, oggi è il 1 settembre 2022 e stiamo aspettando il taxi per andare al Gemelli, dove mi ricovereranno e domani farò l'intervento. Sono arrivata al Gemelli, a breve mi ricovero. Ma chi me lo sta facendo fare? Chi me lo sta facendo fare? Ma speriamo che vada tutto bene, che mi levo questo grande peso dal collo. Basta, dolore basta, non lo voglio più. Voglio stare bene, basta. Mi sto operando in primis per questo, per realizzare tutti i miei sogni. Ma fino a quando starò male sarò sempre limitata. Voglio stare bene, basta. Siamo qui davanti all'ingresso di neurochirurgia. Io sono stata ricoverata oggi, domani farò l'intervento. Oggi ho rivisto il professore Misocchi, che mi ha visto la mia postura veramente pessima, quindi mi ha chiesto il consenso di agire in totale libertà domani. Quindi di valutare bene la situazione domani in sala operatoria. Quindi deciderò direttamente domani se fare un intervento di rimozione dell'impianto oppure un intervento di ricostruzione dell'impianto. L'ansia è tanta, però sono pronta. Me sto a cagà addosso! Buongiorno. Oggi è il 2 settembre 2022, ho messo il camice, alle 7:30 mi portano in sala operatoria per fare l'intervento. Ho tanta tanta paura, però spero che sia veramente un nuovo inizio per me e per la mia famiglia. E niente, sono carica. Stanotte sono riuscita a dormire un po', quindi sono anche bella riposata. Alle 5 di mattina mi hanno svegliata, mi hanno portato il gastroprotettore e il camice, appunto, mi hanno detto di metterlo intorno alle 7. Ora sono le 7 e ho già messo tutto. Dai, ce la devo fare. Salve a tutti. Io mi sono svegliata ieri, sono stata operata ieri. Sono stata un giorno in terapia intensiva fino a stamattina e poi mi hanno trasferita nel reparto. Sono parecchio dolorante,
che ho i dolori post-operatori, però sto abbastanza bene. Così scegliere che ci sia luce nel disordine è un racconto oltre le pagine. Che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango. Troppo dolore, dolore post-operatorio, sono stanca.
non finirà ogni volta che stai male. Sono trascorsi 8 mesi dall'intervento. A ottobre 2022 ho fatto il controllo post-operatorio a Roma. Il professore Visocchi mi ha chiesto: ce l'hai una Madonna a San Cataldo? Io gli ho risposto: è lei il mio Madonno. Quel dolore trafittivo localizzato a destra è diminuito. Ho però una discopatia e radicolopatia a livello di C4 e C5 che mi sta dando ancora molti dolori. Ma al momento voglio pensare alle ultime 2 materie da dare, al tirocinio e alla tesi di laurea. Forse dopo tornerò dal professore Visocchi, ma al momento ho bisogno di finire quello che ho iniziato. Quello che voglio chiedervi in questo video è di rispettarvi, amare voi stessi e accettare i vostri limiti. Siamo proprio bene oggi. È difficile non incazzarsi con la vita nei momenti di dolore, ma la sofferenza è necessaria per evolverci e capire il senso della nostra esistenza. La vita rotta mi ha distrutta. Ho avuto tantissimi momenti di sconforto, ho urlato contro il cielo, me la sono presa con Dio, altre volte con me stessa. Ho pensato di essere stata io la causa della rottura della protesi e ogni giorno ho covato dentro la mia testa sempre più sensi di colpa. Credo di non essermi tutelata abbastanza. Forse avrei dovuto fermarmi, piuttosto di insistere con lo studio nelle giornate in cui arrivava il dolore. Ho capito che il dolore è un campanello di allarme, che esiste per dirti: ehi, stai tirando troppo la corda, devi fermarti, il tuo corpo non può fare ciò che sta facendo. Fermarsi giusto il tempo di recuperare le forze non significa arrendersi al dolore, ma accoglierlo e accettarlo, aspettando finché non cessa. Magari molti di voi si staranno chiedendo: se non cessa, che cosa si fa? Chiedete aiuto. Io non riuscivo ad accettare la mia disabilità ed evitavo persino di chiedere i miei diritti, come l'assistenza aerea, gli appelli straordinari per sostenere gli esami. Ho sempre visto la vita in bianco e nero, senza accorgermi delle altre sfumature che in realtà esistono. A volte per me la vita era tutta bianca e io mi sentivo orgogliosa per le soddisfazioni che l'università mi concedeva. Altre volte invece era nera a causa del dolore. E non accettavo di essere andata fuori corso, né di non potermi laureare nei tempi desiderati. In quei momenti pensavo sempre di compilare la domanda di rinuncia agli studi. In realtà, grazie ai miei genitori, io quella domandina non sono mai arrivata a compilarla fino in fondo, né a inviarla, e non credo la compilerò mai. Uno dei motivi per cui ho deciso di operarmi e il desiderio di fare una scuola di specializzazione o di fare un dottorato di ricerca non appena avrò conseguito la laurea magistrale in scienze biomediche traslazionali. E per fare ciò devo poter stare meglio. Nel periodo preoperatorio mi sono dedicata esclusivamente al benessere della mia mente e del mio corpo. Ho fatto lunghe passeggiate in compagnia di canzoni, amici di vecchia e nuova data. Le persone a cui voglio bene mi hanno regalato momenti bellissimi che ricorderò per sempre. È stato un mese intenso, ricco di abbracci ed emozioni. So di non essere mai stata sola, anche se tante volte mi sono chiusa nel mio dolore. Questo video è per ringraziare pubblicamente tutti coloro che mi sono stati vicino in questo periodo difficile della mia vita e anche per dare un messaggio di speranza a chi lo sta guardando. Penso che questa protesi rotta mi abbia aiutato a comprendere tutto ciò che oggi vi ho voluto raccontare. Questa è la mia storia, la storia di una ragazza che si è sempre sentita rotta e che adesso vuole solo godersi quel che resta della sua giovinezza. Se mi chiedessero cosa voglio dalla vita, la risposta sarebbe: voglio stare bene, voglio essere io dall'altra parte del tavolo, con il camice bianco, e dare una speranza a chi crede che vivere una vita di dolore sia l'unica scelta che resta. Sento che quel momento diventa sempre più vicino e il mio benessere fisico e mentale non mi sembra più un'utopia. Roma mi ha ridato una mandibola raddrizzandomi la bocca, mi ha raddrizzato la testa, mi ha ricucito una meninge, mi ha tolto i miei chiodi. La mia domanda però è: la mia testa sarà in grado di reggersi da sola? Mi fa male. Soffro di emicrania cronica. L'emicrania è una malattia molto invalidante, spesso scatenata dalla cefalea muscolo-tensiva.
che a sua volta è data dalla contrattura dei muscoli cervicali. Le contratture certe sere sono state così forti da costringermi a rivolgermi alla guardia medica del mio paese, che mi aiuta facendomi una puntura di toradol. La terapia del dolore, fatta una volta a settimana presso il Policlinico Giacconi di Palermo dalla dottoressa d'acquisto, mi aiuta a placare le contratture cervicali e la cefalea muscolo-tensiva. Grazie alle sue cure sto riuscendo a dare gli esami all'università con grande successo. Sono stata inoltre rivisitata dal professore Cascone, chirurgo maxillofacciale che mi aveva precedentemente operato la mandibola nell'ormai lontano 2017. Mi ha detto che a causa delle contratture cervicali la mandibola si sta un po' arrabbiando. Noi non la dobbiamo fare incazzare, mi ha detto. Allora mi ha prescritto uno splint neuromuscolare presso lo studio dentistico ad Agireale della dottoressa Passaniti. Negli ultimi mesi ho iniziato a fare la riabilitazione presso il centro La Rocca di Caltanissetta. È stato un percorso difficile, lungo, a volte esasperante e doloroso, sia a livello fisico che mentale. Non è stato per nulla semplice, ma tra l'intervento del professore Visocchi, tra la terapia del dolore, tra la riabilitazione e lo sprint neuromuscolare, sto riuscendo ad andare avanti e realizzare i miei obiettivi, seppur con grande fatica. Sono a Parma, la città in cui studio. Dovrò cercare un centro che si occupi del mio dolore e della riabilitazione. Ho iniziato da poco il tirocinio presso l'ospedale di Vaio di Firenze, nell'unità operativa di patologia clinica. L'anno scorso ho dovuto strappare un biglietto aereo che mi avrebbe portato in laboratorio. L'ho strappato e quel giorno, invece di andare a Parma, sono andato a fare la TAC che avrebbe confermato la rottura della protesi. Adesso invece ho finalmente preso quel volo, Palermo-Parma, e ho iniziato il tirocinio che da 10 anni desidero. Tante volte, dopo tutto quello che è successo, mi sono chiesta: cosa rimane dei miei 25 anni? Lei, la mia più grande passione, la ricerca, la biologia. Un passo alla volta, procedendo secondo i miei tempi, i tempi del mio corpo, del mio mal di testa, del mio dolore cervicale, sto arrivando al mio traguardo. Non importa quali siano i tempi della società, io sono nel mio tempo. Mi domando se il mio collo sarà abbastanza forte per affrontare tante ore di tirocinio. Io mi sto impegnando a cercare di riabilitarlo, anche se sono mesi durissimi per me. Prima di concludere questo video, voglio dire un'ultima cosa. Comunque andrà la mia dolorosa e splendida vita, io non posso fare a meno di ringraziare la mia famiglia e tutto il personale medico e sanitario che si è preso cura di me. Con affetto, Miriam. Tu lo sai dove va? La vita senza il coraggio rimane vera a metà, come una statua di ghiaccio. Scomparirà pian piano quello che ho passato, come dedichi a mano sopra un libro usato. Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio. Quando ci metto l'anima e poi mi perdo d'animo, è il mondo che crolla, ma la mia testa dura, no? Cade il sorriso dalle labbra come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Ci son parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò. Non lascio vincere la rabbia e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento, e non è molto, ma almeno è un buon inizio. In mezzo a questo di strade cerco un futuro migliore,
cade il sorriso dalle labbra.